Miranda, ciao! Ciao, come va? Tutto a posto? Bene, grazie, tutto bene. Sì, abbastanza. Il caldo è insopportabile, comunque. Cosa Ma va bene, sei venuto a sopportiamo fare questi qua? A 2 o 3 mesi. intervistarmi? Certo, Va non bene. vuoi? No, sì che voglio, lo Allora, anelo, io lo qui agogno, lo bramo, lo desidero. ho in mano il tuo bel CD che parla della Ah, grazie per il trilogia. bello. La Sì. trilogia, appunto, io ho ascoltato un solo brano della trilogia, però ho detto gli altri due io li voglio ascoltare e non prima. Ma hai ascoltato un solo brano della trilogia o un Certo, solo album? Ah no, un solo un solo, io pensavo un solo album, un brano. solo Non ho fatto i brano. compitini, sì, è Ah, ho vero. capito, va bene. E Lo che so, brano hai ascoltato? Raise My Way. Ah. E gli altri però È me li che è il devi, me li secondo, non è il devi. primo, eh? Il secondo, sì, ma ho detto io che ho ascoltato un solo brano. Cavolo, mi sta pure riprendendo No, adesso, no, dai, bene. No, no, attenzione. assolutamente, dai. Vabbè, non Dimmi, sono dimmi tanto qualcosa. preparata, Sì. però ho incontrato te apposta, no? Bene. Perché ho detto, ma io ho la possibilità di incontrarlo, così mi riassume bene bene la cosa che vorrei tanto ascoltare. Allora, cosa ti dovrei dire? Allora, la trilogia come nasce? Da cosa che Nasce da Praise My Day, sì. che è un album che ha avuto un suo sviluppo a sé. Dopodiché subentra I Silence That Screams, che in qualche modo è una prosecuzione, una continuazione di Praise My Day, cioè è diventata successivamente una continuazione proprio perché le tematiche erano le stesse: viaggio interiore, viaggio introspettivo, viaggio recettivo, introiettivo, insomma un'analisi di ciò che comunque sono alcuni miei vissuti. Ma è stato facile per te? Ed attualmente Firmament, che ha portato avanti il discorso iniziato da Praise My Day e da A Silence That Screams. Scusa, mi stavi ponendo una domanda? Volevo appunto sapere se per te è stato facile fare questi collegamenti. È stato estremamente facile perché è una cosa che è nata spontaneamente da quella che è la mia vera essenza. Tra l'altro, tu considera che io non ho mai realizzato un disco con l'intenzione di poi venderlo, di far sì che potesse piacere alla gente. Io ho sempre fatto dischi per me stesso, sempre assolutamente per me stesso. Perché vuoi raccontare qualcosa? No, perché per me l'arte, la musica in questo caso, è un mezzo d'espressione che non deve essere, come dire, maculato, che non deve essere contaminato da esigenze di tipo mercantile. Anche se Certo. purtroppo nella mia vita, come qualcuno sa, io, insomma, per poter sopravvivere suonavo tutte le sere nei piano bar, ho fatto l'intrattenitore, vabbè, qualcuno lo sa, e come dicevamo ieri, non un'ora, e mi facevo 5-6 ore di spettacolo, di intrattenimento, di purtroppo, non ti dico che cosa, tante cose, Che cosa? ma no, e no, Non ma no, no, ti dico che no, 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 cosa. è quello, Cosa hai no, fatto per sé? niente di proibito, e no, Tu che lo usa. dici e poi No, nasce perché spontaneamente la usavo una curiosità. tecnica musicale che adesso proprio aborrisco totalmente, no? Che tecnica musicale? No, non posso, veramente censura ora. Comunque, a Ok. parte gli scherzi, e diciamo che per poter sbarcare lunario, beh sì, suonavo tutte le sere nei locali, facevo un certo tipo di musica, ma tutti credo che lo Poi sappiano, no? cosa è successo? Però è Ti sei successo che mi fermato? sono proprio incazzato, ho mandato a fare in culo tutti i proprietari di questi cazzo di locali, dove mi facevano fare musica di merda e per di più pagavano poco niente. Mi sono proprio rotto i coglioni, mi dispiace, ci sarà qualche amico per il quale io suonavo, però mi avete scassato un cazzo, scusate. Comunque ho ripreso con la musica che ho sempre fatto, sono partito dagli anni 80, ho fatto il primo album, A Silence That Scream, che non è quello, ho sbagliato, è per Sir Miranda, Attenzione, si era e arrabbiato no, adesso, mi ero rientra preso, un no, po' un no, attimo. rientro, no, il primo album Quindi, era per Sir Miranda, In His Theater, che sì. risale al 1980, poi ho fatto subito dopo un singolo, E sai, Look Away, Dopo, dopodiché, subito sì, dopo. dopodiché però è successo un discorso che dopo tanti anni, Sei stato fermo. non è che sono stato fermo, ho dedicato soprattutto alla mia musica, ai concerti dal vivo che ho fatto per il giro per il mondo, per l'Europa, eccetera. Poi ho Che iniziato a fare il comunque è un altro conduttore, impatto, certo, perché conduttore televisivo, ho fatto per tanti anni. Per 20 anni, sono 20 anni che faccio conduttore televisivo, come qualcuno sa,
poi mi sono occupato di astrologia, ho scritto dei libri che sono all'università e poi ho ripreso con ti sei di nuovo Light and Darkness, e poi ogni anno ne realizzo uno, no? Forse sai. Sì, no? Sì, no, ma ho letto che effettivamente hai avuto un periodo di fermo, dovuto chissà un po' di tuoi. Tutto sarebbe lungo da raccontare, ma a proposito volevo dirti, ma tu, dimmi. Tra l'altro so che tu sei una cantante. Sì, certo. Fammi un do. Per questo sono curiosa. Fammi un do, un do. È acuto. Quale do? Parliamo del do centrale? No, del do acuto. Do acuto? Sì. Dai. Allora, adesso lo devo fare così? Sì, sì, dai. Senza neanche scaldare la voce, sto scherzando. Allora questo è il do centrale. Non è il do, bugia, non ascoltatemi, adesso sono fuori dalle mie corde. No, comunque, no, ma c'è espressività, scherzo, veramente. Adesso sono veramente do, fuori dalle mie corde. Cos'è? Do bello, do, do bello. Do, do. Non so se è un'ottava, no? Sì, è l'ottava, però sì. Non so se è davvero il do. No, ma infatti, ma perché ci vorrebbe l'orecchio assoluto, certo. Però va benissimo. Beccarlo, sì. Comunque no, è stata secondo me bravissima. Adesso andiamo avanti, mi dicevi che... Beccare invece i tuoi brani come il percorso che hai avuto, sì. Praise My Day, e poi appunto hai detto che termina con... Bravissimo, quindi voglio un po' più di... Firmament è l'ultimo album che ho realizzato. Vabbè, la critica, devo dire, al momento ne parla abbastanza bene, basta che comunque vai su internet, mi danno tutti i voti 8,5, così di questo genere, parlano di genialità, forse adesso mi spiace usare questo termine qua, comunque basta andare in una webzine che si chiama Informazione Metal, ho poi l'ho letto da altre parti, anche l'hanno scritto su, sì, su cosa, Rockhard, su... Metal Maniac, su Metal Hammer, sui vari giornali heavy metal parlano, diciamo, in modo molto positivo di questo ultimo album, dicono che forse è uno dei migliori che abbia mai realizzato. Tu? Sì. Bene, ma senti davvero questa cosa? Secondo te è davvero il migliore che tu abbia comunque realizzato? Ma questo non te lo so dire, diciamo che io ogni volta mi impegno, poi quello che esce, poi sta ai critici. Ma che... dove ti esprimi di più? Quale brano ti esprimi di più? Lo senti davvero tuo? Ma io tutti i brani, che siccome tutte le canzoni sono mie, le sento tutte mie di tutti gli album, l'unico pezzo che ho realizzato, che è tratto dall'album, Silence, Death Screams, che è il pezzo In a Broken Dream, che era un brano che eseguivano i Pitoni Jackson, dove c'era il primo Rod Stewart che lo eseguiva. Uh-huh. Io l'ho eseguito un tono e mezzo più alto, perché mi piaceva in quel modo, no? Perché sia più bravo, non lo canta come può. E mi piaceva molto il testo In a Broken Dream, dove si dice: ah, tu non devi mai spingerti oltre magari l'amore, oltre le cose. Mi sembrava di fare un po' il portavoce delle cose, poi invece mi spingo sempre oltre non me ne va bene mai una, proprio perché no, scherzo. Senti un po', togli una curiosità, io sì. Penso a volte, dico, chissà se per sé o sotto la doccia, e me non capire male, perché io... Ma prego, io non capisco mai male. Ti stia immaginando, prego. Sotto una doccia? No, penso e dico... Che tipo di... ti è mai capitato di canticchiare sotto una doccia i tuoi brani? Oppure canti dell'altro? Perché? Perché il pubblico sotto la doccia canta i brani... Questa domanda ti è venuta adesso spontaneamente o trasessiliata? Certo. No, spontaneamente, perché io penso e dico, ma come io canto, insomma. Ah, tu quando canti invece sotto la doccia? I brani, magari canto anche i tuoi. Ah, bene. No, tu canti i tuoi, te li canticchi un po' i sì, tuoi no, ma sotto certo, la doccia, certo un momento che, sì. Che certo ti che dà sì. Relax. Certo che sì, ma certe volte se cosa succede? Che magari vado a dormire tardissimo, mi sveglio prestissimo, poi mi viene in mente che magari il giorno prima... Non hai fatto la doccia. No, mi viene in mente che il giorno prima magari canto quel pezzo dove magari faccio, che non so, fa... E dico, ma caspita, ma quello non fa... Non mi è venuto bene, lo provo appena alzato, sotto la doccia mi sforzo, poi dico, ma chi me l'ha fatto fare di provare? Cioè, ho capito, sotto la doccia, la cappa sopra la doccia. Cosa fa Perseo? Naturalmente cerca di provare tutti quei suoni acuti che non riescono a lui,
giustamente allora, la doccia è l'ispirazione per emettere questi bellissimi suoni. Io volevo dire una cosa, il programma sta per finire, mi hai detto, perché lo vedo che sta per finire, no? Certo, sì, abbiamo pochissimo tempo, cosa hai da dire? Ho da dire che l'importante, cari amici, è non ascoltare musica di merda, musica diciamo cosiddetta leggera, musica pop, musica commerciale, ascoltate tanto metal, rock and roll.